Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. L'ora di pranzo si sta avvicinando e allora oggi prepariamo degli spaghetti buonissimi con la crema di melanzane e pomodori sott'olio. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono due melanzane tonde che ho già tagliato a cubetti grossolani, due scalogni, un ciuffo di basilico, 320 g di spaghetti, ci serviranno 120 g di pomodori secchi sott'olio, del pecorino grattugiato, olio, sale e pepe. L'acqua per la pasta sta per venire a bollire e allora mettiamoci subito a cucinare. Portiamo l'acqua per la pasta a bollire. In questa padella ho aggiunto 4-5 cucchiai di olio extravergine d'oliva, è già arrivata a temperatura. Aggiungiamo lo scalogno e lasciamolo dorare qualche secondo. E poi andremo ad aggiungere le melanzane. Aggiungiamo le melanzane tagliate grossolanamente, un pizzico di sale che aiuterà le melanzane, scusate, ad cuocersi prima, e del pepe. Diamo una bella mescolata e lasciamo cuocere a passire per una decina di minuti. Le nostre melanzane hanno cotto 10 minuti, 10-15 minuti. Le ho trasferite direttamente nel boccale del frullatore. Ora andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti: il basilico, i pomodori secchi, e 4 cucchiai di pecorino grattugiato. Tenetene un po' da parte per la pasta alla fine. Chiudiamo, agganciamo e frulliamo tutto. Questo è il nostro sugo pronto. Naturalmente potete farlo anche in un frullatore o con un mixer a immersione se non avete come me il boccale del frullatore adatto per questo tipo di robot. Ho assaggiato il sugo, qualora avesse necessità di sale e pepe aggiuntivo non ne ha bisogno perché è perfetto, e se avete visto non ho neanche allungato con acqua di cottura perché lo allungheremo dopo quando andremo a condire i nostri spaghetti. Aspettiamo solo che bolla l'acqua, cuociamo gli spaghetti e poi tutti a tavola. Ho aggiunto il sugo che abbiamo ottenuto nella stessa pentola dove ho cucinato, cotto le melanzane. Gli spaghetti sono pronti e cotti, andiamo ad aggiungerli. Ho lasciato da parte anche un po' di acqua di cottura. Non ci resta che alzare il fuoco, dare una bella mescolata, impiattare e poi andare tutti a tavola. Aggiungete anche, nel frattempo, quanto basta, quanto volete voi di pecorino. Lasciate insaporire bene tutto. Aggiungiamo un filo di olio crudo appena appena e i nostri spaghetti con la crema di melanzane e i pomodori sott'olio sono pronti per essere gustati. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.